eccoci qua, cari amici, improvvisiamo, aspetta un attimo, dai, una diretta così. Niente, sono qua in compagnia di Giorgio. Giorgio. Ed ecco, abbiamo una bella sorpresa. Qui vediamo la foto del Titano che era nel nostro parco macchine nel 1969. E adesso Marvin farà la carrellata. E vieni, vieni Giorgio, andiamo a presentare qua. E andiamo a vedere il eccolo modello qua. Uno sta uno. Spettacolo, eccolo qua ragazzi. Titano del 1968, esemplare bellissimo, montato con le sue gomme originali. Adesso, guardate lì, grande Carlo, adesso mi spiega tutto Giorgio, è qua, aspetta un attimo. In particolare delle gomme della CEA. Eccolo qua, gomme CEA. Motore che era un'anomalia, era una caratteristica, i motori non è che il tipo DG della Sauer non durava tanto, veniva montato il motore del 91 normalmente, invece questo monta ancora il suo motore originale. Monta il motore originale. Lo vediamo dalla pompa dell'olio. Eccolo qua ragazzi. Questa è la versione aspirata, esisteva anche la versione DGL, che era quella col compressore volumetrico. Eccolo qua ragazzi, insomma, motore appunto originale di questo splendido M Titano del 68. E bravo Carlo, era un suo sogno recuperare un bravo, Titano. È fortunato in mezzo in queste condizioni a circa 70.000 km originali. Guardate qua ragazzi, OM adesso, bravo Carlo, appunto qua delle zone del Comasco. E poi è abbinato al semirimorchio Umberto Piacenza. Guardate qua, semirimorchio, Umberto poi un trattore Piacenza. Così, dov'è che lo trovi? Ah, rarissimo. Eccolo qua. Piacenza, di la casa famosa di Cremona. Particolare qua telaio, importante. Ecco, il particolare importante era che era uno dei primi rimorchi, che dopo lo vediamo dalla scritta dietro, che erano costruiti per le nuove portate. Cioè, mentre allora era un rimorchio da circa 22 tonnellate, questo è collaudato per 38 tonnellate, aveva già le caratteristiche delle nuove portate che sarebbero entrate in vigore a partire dal 76-77. Ecco qua. Vedete per esempio i mozzi, sono già, si vede proprio dimensionati in maniera molto, molto grande per allora, e anche la caratteristica delle sospensioni, cioè praticamente abbiamo due balestre per tre assi. Eccole qua, due balestre per tre assi, infatti, guardate. Le balestre. Vedi com'era il perno delle balestre, no? Eccolo anche qua. Una caratteristica particolare di questo rimorchio, ribaltabile marotta. Ribaltabile marotta, ragazzi, guardate qua. Ecco qui, vedi, ci sono le caratteristiche, autoarticolato potenziale, quintali 380. Eccolo qua. Targa originale ancora, Como. È un bel rimorchio, insomma, spettacolo. Eccolo qua. Proprio coevo del trattore, cioè proprio è stato immatricolato gli stessi giorni in cui è stato immatricolato il trattore Titano. Il freno, la ruota del freno a mano a tiranti. Ecco qua ragazzi, guardate qua la struttura. In particolare l'interna si vede molto robusto. Sì, sì, veramente gran semirimorchio. Sì. Guardate qua, lo riprendiamo. Beh, un bestione veramente, veramente questo. Un bel pezzo, ribaltabile diviso in due cassoni come si usava. Ah sì, esatto, due cassoni, eccolo qua. Anche il parafango si vede proprio rastremato e allargato nella parte guardate inferiore qua. Come si usava negli anni 60. Eccolo qua, spettacolo. E niente qua, dai, insomma, qualcosa, spettacolo, qualcosa vi abbiamo detto qua, grazie al bravo Giorgio. Le luci originali dell'OM posteriori. Tutto originale qua. E niente qua, adesso andiamo qua. Il passo era già il passo lungo. Distanza fra le ruote era già un passo abbastanza più lungo di aprile dell'OM. Vediamo magari il particolare interno. Ecco qua Carlo alla guida. Vai Carlo, sei tutti noi, dai. Prego, salite. Vieni qua che mi spiegava il particolare qua la guida. Ecco qual era il particolare. La leva dell'acceleratore a mano. La mezza marcia su volante, quella a sinistra, perché aveva già il cambio. Questo è il cambio che monta al 6.19. Cambio che montava al 6.19. Il cambio dell'OM, quando la Fiat ha assorbito nel 69, che è diventata azienda Fiat, l'OM ha montato su 6.19 il cambio del Titano. E qui c'è la levetta per le mezze marce. Eccolo qua. Questo è il freno motore, la levetta del freno motore. Ragazzi, levetta del freno motore, eccolo lì. Ecco la versione che aveva il compressore volumetrico, aveva una levetta uguale a questa, posizionata qui, e si inseriva il compressore da qua. Per i tergicristalli, sempre aria come era Fiat.
spettacolo. Poi si vedono le caratteristiche del modello, il target, esatto, DG, eccolo, tipo di motore. E niente, insomma, vieni qua. Restaurato, conservato. Conservato, conservato, ragazzi. Della Ceat, anche sul rimorchio. Originali. Originali, Ceat Torino. Poi, originali. Qua il bravo Carlo ha detto che più avanti colorirà i mostri rossi, giusto? Rossi, eccolo qua. E niente, insomma. Già farmeli, sono, eccolo qua, guardate, insomma, Carlo, ascolta, una tua emozione recuperare sto camion. Com'è stata? Volevi sto camion a tutti i costi? Dura, è stata dura, ma dopo ce l'hai fatta. Dopo un'ora che l'ho trovato era mio. Era tuo, però era il tuo desiderio già da un pezzo, vero? Eccolo. Grazie qua. Grazie mille. Dai, fammi sentire una rombata perché la gente gode. Vai piano, Carlo. Ti ho dato così una diretta un po' artigianale, Giù, vai piano, Carlo, Carlo, vai, fammi sentire il rombo intanto. Eccolo qua, Euro 6, chiaramente. Piano, Carlo! E piano! Adesso vieni avanti. Piano. Dov'è che devi andare? Qua? Aspetta. Carlo, vai piano. Perché la vecchia Zoo, insomma, deve un po' assimilare anche lei queste cose, Guardate qua, spettacolo. UM Titano. Eccezionale da brivido. Eccolo qua. Ve l'ho presentato perché... Se aspettavo di andare a casa di Carlo, che sta nel comando. Ciao ragazzi, spettacolo, vai piano Carlo, dove vai? Guardate qua, godiamoci un po' questo bestione, Vai piano Carlo. Ecco qua, intracciamo il traffico, ma è così, Eccolo qua, Guardate qua, affianca l'OM 160 di Giorgio. Eccolo qua, vai piano, ferma. Guardate qua, OM Titano e OM 160, non è una che capita tutti i giorni. Oh Giorgio, non è che capita tutti i giorni. OM Titano e OM 160, esatto, la coppiata OM. Eccolo qua, la coppiata OM. Questo spettacolo. Era il vero OM Titano. Eccolo qua. La OM era ancora indipendente. Sì. Bravo Carlo, spettacolo! Eccolo qua! Guardate qua ragazzi, abbiamo intracciato un po' il traffico, però se vuoi portare a casa il record. Che Marvin è una tua consuetudine bloccare il traffico. Esatto, bisogna bloccare. Ciao carissimo, spettacolo anche a te, ciao! Ragazzi, ciao a tutti! E niente, insomma, abbiamo visto il Pullman Exhad Società Automobilistica Dolomiti? Quella l'avevamo già visto, però dai, insomma, ti piace e insomma Giorgio? Tesini l'hanno nominato su Tiroler Auto Dienste, però la vera sigla era Società Automobilistica Dolomiti. Un bellissimo 314 dalla via. Sì, questo l'abbiamo stravisto. Questo ce lo siamo fatto scappare però, perché invece che essere rimasto nelle nostre zone, se n'è venuto qui. Mi sembra la Spezia, no, adesso? Spettacolo. Buono, ragazzi, ciao a tutti. Alla prossima. Oh, Giorgio, fammi un saluto, cosa diciamo? Ciao, alla prossima. Prossimo ragazzi. Camion che prendi? Saluti ai miei amici, soprattutto a... Simone di Arezzo, Mi raccomando, il prossimo video lo dedichiamo a te. Ciao, esatto. Simone. E viva la Zoo anche, Sì, esatto, anche lei toscana. Ecco, spettacolo, ciao a tutti.